Tutti sanno le mie origini politiche, mondo liberale, malagodia, inaudi e quindi poca simpatia per il mondo della curia, poca simpatia per il mondo del clero, molta simpatia per la religione. Abbiamo sempre sostenuto che debbano essere due cose separate. Faccio questa premessa perché devo parlare di un sacerdote. Un giovane ragazzo di 18 anni va in seminario, diventa sacerdote, va a fare l'aiuto parroco da diverse parti, poi gli danno una parrocchia, poi un'altra parrocchia, poi raggiunge i 75 anni. E cosa poteva fare un parroco di 75 anni se non andare in pensione? Questo parroco aveva però come grande hobby della sua esistenza, visto che non poteva avere a che fare col testo sterone, quindi era accantonato, quindi donne non se ne potevano avere, si era molto dedicato alla radio, alla televisione ed aveva assunto il titolo di don Valvola. A un certo momento è andato in pensione, è andato come eh, eh, aiutante, non so, dire, non so quale sia il nome preciso che può dare i miei amici della curia, ma è andato a San Pio X ad aiutare il parroco che c'era. Una bella mattina, questo qui vede una persona, una ragazza giovane che bussa alla porta e lo intervista e gli chiede un suo parere su quello che erano questi preti che avevano dei rapporti con i bambini, insomma su tutte queste argomentazioni. E questo sacerdote, questo sacerdote dice a un certo momento, tenendo presente quanto ha detto il Papa, chi sono io per giudicare e la misericordia, faccio il giubileo sulla misericordia, sulla base di questo ha detto capisco che possano succedere certe cose, che certi bambini possano a un certo momento avere delle simpatie per dei giovani sacerdoti e purtroppo, purtroppo penso che non l'abbia detto, ma insomma, che capisce che possano succedere queste cose. Ma mi pare, secondo il parere di un mio amico che si chiama Sandro Parisi, professore, mi pare, di lingue, se non vado in errato, c'è una differenza tra capire e giustificare. Allora è venuto a trovarmi e siamo andati ad analizzare. Capire... Si aggancia molto alla misericordia da parte di un prete e anche a chi sono io per giudicare mi sembra che si agganci molto bene a quello che ha detto il nostro Francesco. Ma la cosa che mi è spiaciuta è che si sia adoperato un vecchio prete che in fondo aveva passato la sua vita ad ascoltare, a fare funerali, a fare battesimi, ad ascoltare al confessionale le pene di tanta gente. Ecco che si sia adoperato questo sacerdote, permettetemi per sputtanare, dico sputtanare questo sacerdote e farlo apparire come uno che giustifica, non che capisce, perché ho detto capisco, il che vuol dire per conto mio, detto da un sacerdote di quella età, che capire è tutto il suo trascorso, tutto il suo vissuto, lui ha vissuto in mezzo alla gente, al popolo a quel popolo che io amo sempre, che i nostri politici l'avete già sentito altre volte, che quando lo dicono si riempie la bocca popolo, capisci? E poi lo abbandona perché il popolo credo che abbia giustificato questo sacerdote tanto è vero che molta gente è andata a dire ma come mai cos'è successo? Perché addirittura Crozza l'ha portato in televisione. E allora mi sono domandato ma è giusto? Hm. È giusto? Lascio agli ascoltatori commentare. Io dico la verità, non ho apprezzato questo comportamento della televisione in nome della libertà. Bah. Non so cosa ne pensano i miei ascoltatori. Salve.